tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito, il tema di oggi è PJ Mask, quindi super pigiamini. Sono arrivati nel mio negozio le cose di carnevale e delle cose introvabilissime come queste blind bags dei pigiamini. Allora, vi mostro rapidamente i costumi di carnevale, che sono questi qua. Questo è Gatto Boy, che è tutto blu. Poi abbiamo Gufetta, che è questo rosso. E poi abbiamo Geco. Bravissimi, Lara sanno tutto. E Geco, eccoli qua. Io non provo tutto. Vabbè, non fa niente. E questi qua sono appunto i nostri costumi di carnevale. Poi ci sono anche le maschere, che qui non ho, ma che ve le farò magari vedere in seguito. E poi c'è questa cosa di cui sono orgogliosissima, perché è introvabilissima e sono felice di averla ottenuta. Infatti già ho tante richieste. E sono le blind bag dei PJ Mask, ossia le bustine sorpresa con i personaggi. E quindi adesso, che ne pensate se ce le unboxiamo? Sì. Allora, ok. I personaggi sono 12, sono tutti quanti comuni, tranne questo qui, questo Rare Connor, che è raro, quindi questa versione di Connor col vestito normale è usuale, si trova. E invece Connor con il pigiamino azzurro è invece raro. Chissà se lo troveremo, che ne dite? Sì. Può anche darsi. Ok, cominciamo ad aprire le nostre bustine. Pronti? Partenza? Via! Greg. Ah, e vi spiego l'animale. L'animale che c'è Greg è un geco verde. Capisci dalla giacchetta verde? Andiamo avanti. Perché la cinghia. Geco. Prima Greg e poi Geco. La formazione di Greg. Dai, vite perdente. Sono proprio fatti bene, sono bellissime. Bella. Già. Mi piace un sacco. Nonostante il cartone non mi piaccia, questi qua sono fatti bene. Perfetto. Allora, poi andiamo avanti? D'accordo. Sì. Andiamo. Vediamo un po'. Bellissime. Vedo rosso. Mi pare che sia Gufetta. Vediamo un po'. Sì. Brava. E infatti è Gufetta. Perché Gufetta è l'unico personaggio rosso. Insieme alla bambinetta. Che carina, è carinissima. Guardate quanto è bella. Sembra Rowlet, però invece di rossa. O forse Dartrix o Desidaio. Desidui. Vedi, questo qua è un cattivo. No, è un buono. Ma quello raro. Gatto boy, che carino. Oh, ma è bellissimo, sono veramente quando attiva la super gatto velocità. Bellissimo come è rifinito. Bellissimo. È vero. Veramente sono fatte benissimo. E ti mettiamo qua. Andiamo avanti. No, vedo capelli, non lo so se è cattivo o no. Mi pare che sia quella bambina che si vuole che diventa Gufetta. No, sì, è Connor. Ed è quello raro, no? Sbaglio? No, quello raro. No, sbagli. Ah, no, questo è quello vestito. Quello raro è quello. Vediamo un po'. Orologio che tu. Ah, esatto, questo è quello normale. Bellissimo anche lui. Wow. E lo mettiamo. Il prossimo. Andiamo, tocca. C'è una specie di cosa di rosso. Ah, per non farlo rovinare forse. Oh, che carina. Questa è Amaya. Amaya. Quella che diventa in gufetta. Sì. Ah, il suo animale è un gufetto rosso. E poi si toglie da questa capsulina. Ora lasciamocela, però non la togliamo adesso. Già. Yeah.
D'accordo, e dopo che la vediamo. Allora, chi tocca? The next is... Chissà se lo troviamo colorato, ma niente. Io ma che dovete trovare quello raro? Tutto e basta. Vediamo. E ora stiamo andando alla grande. Vero. Wow, chi è? Ninja? Mini Ninja. Ninja Night Ninja. Ninja notturno. Bellissimo, tra l'altro è Ninja. È tutto quanto glitterato. Vedete che ha dei puntini, è veramente bello. Sì. Sembrano tipo stelline. Dammi la bustina che la metti sotto. Vieni. Il cartone aveva un vestito trasparente. C'hai ragione. Con un po' di glitter. Vedo dei capelli, tanti. Tanti capelli? Tanti capelli, mi sa che è... Mi sa che è Luna. Come sono? Mi sa che è Luna. Secondo me è un rivale. Luna Girl. Ragazza lunare. Che carina. È un maschio. È maschio. Luna Girl. Se è Luna Girl è femmina. È un maschio. In effetti mi ricordo di... Mi sembra... È Luna Girl. Ragazzi... Scriveteci nei commenti se è maschio o femmina. Dateci una mano. È maschio perché un mio amico mi ha detto che è maschio. No, quello per me è femmina. Si chiama girl, quello vuol dire ragazza. Fammi vedere. È la ragazza della luna. Fammi vedere per un po'. Oh, ragazzi. È quello raro. Il raro. Eccolo. Sì. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Il rarissimo. Bene, no, bene. Andiamo qua, quindi ciao. Ah, finito così? No, abbiamo ancora qualcosa. Vediamo se riusciamo a finire tutta la collezione. Vediamo un po'. Uffa. Che ci manca? Vediamo questa. Ta-da. Ci manca. Ed è il... Com'è? È proprio il dottore, il professore. Quello... Oddio. Quello... È orrendo. Sono orrendo. Romeo. Romeo, è cattivo? Sì. Ma io non lo vedo il cartone, quindi non lo so. Beh, sono io visto che l'evitato in cui compare. Qui e ci rimane ancora poca roba. Quelle da dire. Le robot. E ci manca un altro ninja, mi pare. Sì, poi vedremo. La seconda versione di gatto poi e basta, direi. Wow. Ah, ci sono due gatto poi? Sì. Questo è il ninja. Il ninja. Bello, ora che bel colore. È tutto brilluccicoso anche questo. Ninjalino. Ninjalino, c'è anche questo è glitterato. Già. Ok. E poi? Chi può essere? Se è uno dei gatti, sì. Ci manca solo lui. Troveremo? Vediamo. Credo che troveremo. Ole! Ecco qua la seconda versione di gatto poi. No, è la stessa di prima. Guarda. È la stessa. Ah, e quindi quale ci manca? Quello che sta tipo seduto. No, quello così. Quello che sta quello tipo che fa come Greninja. E allora dobbiamo avere un po' di fortuna e pescare una bustina da quelle che ci rimangono e sperare di trovarlo. Passatemela. Ecco qua, vai. Seconda versione di gatto voi. Stiamo arrivando. La bustina ce la dovremmo aver fatta. Vediamo un po'. Sperando che sia quello. Ma sì, che siamo troppo forti. Eccolo. Lo vedo. Infatti è proprio il gatto voi. E vai. Infatti vedevo l'orecchio del blu. Ehi, è lui. Guardate quanto è bello. È tipo, fa come tipo Greninja. È vero, la posizione di Greninja. Se vogliamo con il mio amico. Uguale, guardate. È proprio è identica alla forma del mio amico. Guarda. Bene, abbiamo aperto tutta la nostra collezione di super pigiamini, PJ Mask, Blind Bag. Quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Per tutte le novità di questo gioco li trovate su babbo.it oppure potete commentare qua sotto. Intanto noi vi diciamo un grandissimo ciao!